Solo calcio alle 21:04, momento delicato, serve una svolta, 3 punti nelle ultime 5 partite, il Pescara non ritrova la vittoria dallo scorso 9 novembre, 2-1 sul campo dell'Empoli. Buonasera a Pierpaolo Marchetti, come va Pierpaolo? Tutto bene? Come sempre quindi, cioè non cambia nulla, eppure insomma ci dovrebbe essere qualche novità per quanto ti riguarda, no? Abbiamo saputo da direttore, da direttore. Insomma. No, più che direttore no. Che posso fare? Cioè. Posso diventare proprietario della mia è un po' difficile. Per il momento no. La vedo dura, però. Grazie Pierpaolo, buonasera a Giovanni Tontodonati, è una nostra risorsa di inestimabile valore. Buonasera. Ciao, Giovanni. Massimo, buonasera. Beh, insomma, titolare della trasmissione Sotto Porta insieme con Lorenzo Valeriani, state facendo un grandissimo lavoro per quanto riguarda il campionato di eccellenza, un format fortunatissimo, devo dire. Non è piaggeria, tu grazie, lo sai che io Massimo, dico quello che penso. Ci stiamo divertendo e lavoriamo con piacere. Poi tra l'altro hai festeggiato il compleanno della bimba, Laura. Sì. 3 anni. La vogliamo sì. Salutare. È vero che quando ti guarda dice alla mamma Sara che salutiamo, cambia canale. Sì, ogni tanto sì. Scherziamo naturalmente. Al tuo fianco, beh, insomma, il direttore sportivo più apprezzato della Serie D perché capolista con il suo notaresco, Paolo D'Ercole, giovanissimo. Buonasera, Paolo, intanto complimenti. Grazie. Che non sono assolutamente di prammatica, come direbbe per Paolo Marchetti, ma assolutamente sinceri perché state davvero facendo qualcosa di straordinario. Cioè, fuori dal normale, direi, no? Sì, diciamo, per come eravamo partiti, cioè. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio, quindi già ci siamo salvati, però adesso inizia il torneo di clausura, quindi... Questo è il calcese, no? Cioè, abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo capito che avete centrato l'obiettivo. Ufficialmente, però. Ufficialmente. I punti di vantaggio adesso sono 9, non più 10 sulla Recanatese, o meglio, sono sempre 10 sulla Recanatese, ma 9 sul Matelica, perché ieri il notaresco, come è noto, è stato sconfitto fuori casa a Fiuggi, ci può stare, dopo 15 risultati utili consecutivi, no?
se non ci fossero le sconfitte sarebbe meglio, però va bene così, va bene, dai. Anche qualche recriminazione, perché c'era un gol non convalidato, no, a Sansovini. Questo lì ce lo farei rivedere tu, se puoi. Può essere, vedremo, può essere. Buonasera Guido Colangelo, buonasera Guido, come buonasera. Va? Tutto bene? Tutto male? Bene, come bene. Pierpaolo, no? No, benissimo. Stai benissimo, no? Benissimo, grazie. Tutto Hai okay. visto la partita ieri, sì? Sì, sì, tutto, visto la partita. Contento, insomma, della partita. Beh, no, mica insomma, tanto. No, no, un po'... Sono uscito un po' annoiato, veramente. Un po' annoiato. Sì, sì, molto. Tra poco entreremo nel merito. Dulcis in fundo, Paolo Toro. Buonasera, Paolo. Buonasera a voi. Quelli del sabato che fanno? Giocano sempre il sabato? Giocano sempre, ti aspettano quando... Purtroppo quando impegni, puoi... impegni di lavoro. Impegni di lavoro. Non ma... mi consentono, insomma, di deliziare la platea. Scherziamo naturalmente. Allora, per Paolo, prima di sentire la tua analisi, ascoltare la tua analisi, andiamo a sentire invece la scheda. La scheda... Come ogni lunedì fissiamo i punti della discussione, insomma è chiaro che questo è un momento oggettivamente delicato, servirebbe una svolta sul piano tecnico, nel senso che la Pescara deve cercare di reagire al più presto, 3 punti nelle ultime 5 partite. Nella scheda c'è anche una curiosità, la vedremo tra pochissimo, e allora può partire il servizio che sarà mandato in onda proprio da Danilo Cinquino, che saluto e ringrazio in regia. Like the legend of the Phoenix. 3 punti nelle ultime 5 partite, un'altra delusione. Solo un pari con la Trapani. I biancazzurri non sono più efficaci negli ultimi 20 metri e continuano a subire gol. Mancano idee e soluzioni. Non c'è, lo diciamo da un po', un vero e proprio spartito. Ci si affida ai singoli. Come previsto, il Trapani si è chiuso a riccio in modo compatto senza concedere spazi, raddoppiando col tandem Grigio Scognamillo su Galano, reso di fatto inoffensivo. Per contro, Pescara è incapace di trovare le giuste contrarie per scardinare il bunker siciliano. Manovra lenta, prevedibile, solo 3 tiri nello specchio avversario, di cui 2 dalla distanza. Contro una difesa a 5 si dovrebbe muovere velocemente la palla, spingere sulle fasce, cambiare il sistema di gioco, ma non al 44esimo della ripresa come accaduto con l'ingresso del debuttante Milos Bocic e il passaggio al 4-2-3-1. Non convince inoltre la gestione delle risorse, calciatori colpevolmente dimenticati e poi ripescati. Su tutti Cristiano Del Grosso, che ha rimesso piede in campo non per infortunio ma per scelta tecnica a distanza di 3 mesi. A Frosinone era successa la stessa cosa con Vittorini, inutilizzato dalla sfida con l'Entella del 21 settembre. L'assenza di una punta di categoria e di spessore è arcinota, ma appellarsi a questo, che è comunque un dato di fatto, per giustificare la mancata vittoria sul Trapani, penultimo in classifica con 31 gol al passivo, ci sembra fuorviante e pretestuoso. In realtà mancano idee e soluzioni. Ecco perché la china è pericolosa. La conferma da questo prospetto. Classifica delle ultime 5 partite. Ruolino biancazzurro da retrocessione. 3 punti come il Venezia. 2 in più del Livorno di Paolo Tramezzani. Prossimo avversario al Picchi giovedì 26 dicembre alle ore 15. D'obbligo una svolta. Allora, possiamo rimanere con la grafica, le ultime 5 partite, la classifica naturalmente assolutamente parziale, però rende l'idea, perché il ruolino di marcia dei biancazzurri in quest'ultimo periodo è da retrocessione. Eccolo qui, Pescara 3 punti insieme con il Venezia, 1 punto per il Livorno che ospiterà proprio i biancazzurri giovedì 26 dicembre alle ore 15. Per Paolo, china pericolosa? Beh, china pericolosa sì, perché poi i risultati non sono esattamente qualcosa di insignificante. Però, sai, le classifiche parziali, non credo molto. Piuttosto comincio a pensare una cosa, scrivevo proprio prima, insomma, penso per domani, io comincio ad avere l'impressione che quelle 3 partite veramente belle che il Pescara ha giocato quest'anno contro Benevento, Empoli e Pisa abbiano portato un po' tutti, me per primo, a sopravvalutare la forza di questa squadra. Che in realtà il campionato è cominciato ad agosto, io ricordo 3 grandi partite di questa squadra e sono un po' poche. E in quel momento sicuramente ha funzionato il cambio di sistema di gioco, perché io resto convinto che questo sia attualmente il sistema di gioco più congeniale a una squadra che ha tanti centrocampisti di buona qualità, qualcuno anche con diversi gol nei piedi, e
pochi attaccanti, di cui uno Maniero in fase calante e un altro ancora molto giovane. Comincio a pensare che invece il Pescara sia una squadra meno forte di quella che abbiamo visto in quelle tre partite e, come avevo detto in più di un'occasione, i problemi sono cominciati quando è cambiato l'atteggiamento degli avversari, che il Pescara per un mese ha giocato uno splendido calcio, secondo me, ha vinto partite importanti e poi ha cominciato a trovare avversari che non l'hanno più affrontato a viso aperto. E lì sono cominciati, a parte tutte le concause, le assenze, qualche calo di condizione, però secondo me il grosso problema è cominciato quando Pescara ha cominciato a trovare avversari che l'aspettavano negli ultimi 30 metri, non lo pressano alto per non lasciarsi mai spazio campo alle spalle, e lì devi fare le stesse cose, cioè devi giocare un calcio di movimento, di palleggio, ma devi farlo in spazi molto più stretti, quindi diventa molto più difficile, bisogna fare le cose più rapidamente, con grande qualità. E la partita di ieri, apro e chiudo una parentesi, al netto anche di alcune scelte sulle quali sono d'accordo con te, alcune scelte sono state discutibili, ma sono una concausa. Io non sono d'accordo sul fatto invece che questa squadra non abbia identità. Secondo me un'identità, cioè il Pescara sa quello che vuole fare in campo, almeno quando gioca con una squadra normale, non quella di Frosinone che è stata una cosa un po' estemporanea. Pescara sa quello che vuole fare in campo, il problema è un conto è volerlo, un conto è saperlo, un conto è riuscire a farlo. Ieri la partita è stata proprio emblematica, che il Pescara secondo me, almeno per un'ora diciamo, poi alla fine la partita si è un po' sfibrata, per un'ora il Pescara ha fatto le cose bene, ma l'ha fatta a una velocità insufficiente per schiodare una squadra che, come tutti sapevano, è stata lì, cattiva. Adesso stanno tutti attentissimi a prendere, per esempio, gli inserimenti delle mezziali, dei centrocampisti, con le quali prima noi sorprendevamo abbastanza gli avversari. Adesso ti prendono tutti gli inserimenti, stanno attentissimi, non escono mai. Era la partita che si sapeva e al Pescara è mancata, secondo me, nel primo tempo qualità nelle rifiniture. Sì, c'è stata molta imprecisione negli ultimi 20 metri, Molta imprecisione nel momento dell'ultimo passaggio, perché i movimenti spesso erano anche buoni. Poi col passare dei minuti, davanti a una squadra che non si muoveva più da lì neanche per battere i falli laterali, chiaramente un po' la fatica, un po' il nervosismo, la partita si è un po' imbalsita. Adesso il problema è cambiare ancora qualcosa dal punto di vista tattico, secondo me in questo momento sarebbe deleterio. Bisogna trovare qualche soluzione alternativa, ad esempio quella del finale di partita di ieri potrebbe essere una soluzione. Il problema è che è anche di struttura, nel senso che questa è una squadra che oggi gioca con un centravanti che lui non gioca per fare gol, ma gioca per far giocare la squadra. E la squadra non gioca per far fare gol al centravanti. Perché noi, cioè Borrelli, diciamo, non tira mai in porta. Borrelli quante volte è stato messo in condizione di concludere a rete? Quindi c'è un grande equivoco allora. No, bisogna trovare dei correttivi, cioè non si può neanche pensare di cambiare ogni due partite, appena una cosa va male si ricomincia da zero. Questa è una squadra che non è da buttare, cioè è una squadra che ha delle certezze, secondo me, sul piano, cioè sa che tipo di calcio vuole giocare, ha dei limiti perché ha avuto due mesi di vuoto a centrocampo in assenza di Palmiero, ha dei limiti perché in alcuni reparti, in difesa ha qualche problema di organico assortito non benissimo, e anche l'assenza di Bettella, che è uno, forse l'unico che può far partire il gioco da dietro, non è indifferente. La realtà è che nelle ultime tre partite in casa, contro Cremonese, Venezia e Trapani, abbiamo prodotto non più di un tiro in porta a partita. Quello è il discorso. Quindi tante squadre adesso ti lasciano addirittura il possesso. Quindi quando a volte Zauri, non dico esalta, però parla in termini molto positivi del grande possesso di palla del Pescara,
torniamo a un discorso filosofico che oramai fanno tutti, il possesso di palla può avere senso e può anche non averlo. Certo. Ci sono squadre che scelgono di lasciarti il possesso, ti aspettano lì e poi vedi, vieni a fare gol se sei capace. Guido sa che tante volte, almeno è una cosa che mi hanno detto tanti allenatori in questi anni, cioè a volte se tu fai in allenamento le esercitazioni, se sette attaccanti, otto attaccanti contro quattro difensori, stai lì un'ora e non riescono a farti gol. Certo. Quindi il problema in questo momento, più che la difesa, perché la difesa i problemi ce li aveva prima e ce l'ha adesso, il problema è la produttività offensiva, produttività, perché questa è una squadra che ha smesso di fare gol. E questo è un dato, credo, insomma, quindi, suffragato anche dai numeri, no? Credo che la difesa oggi, oggi sia difficilmente migliorabile. Certo. Puoi cambiare qualcosa, poi un giorno ti può servire di più un terzino di spinta, un giorno ti può servire più un terzino difensivo, un giorno può giocare Del Grosso, un giorno può giocare Masciangelo. Oggi il problema è che una squadra non riesce più a essere pericolosa. Assolutamente, però i conti non tornano, perché non è più pericolosa e continua a subire gol. Giovanni... No, i conti non tornano, però a due partite dall'inizio del mercato, secondo me, puoi solo aspettare. Certo. Cioè, davanti, obiettivamente, non so cosa potrebbe fare Zauri. Sì. Perché Maniero, cioè io parto dal presupposto, un allenatore... più o meno bravo, io non voglio neanche discutere, ma è uno che allena in Serie B, è uno che ha fatto il calciatore ad altissimi livelli per 30 anni, cioè vede gli allenamenti, se non fa giocare Maniero non credo sia per antipatia personale, è perché probabilmente Maniero in questo momento è un giocatore che non gli dà garanzie, quindi l'alternativa è solo Borrelli, perché Brunori in questo sistema di gioco fa molta fatica. Però anche Borrelli adesso sta facendo fatica, come era prevedibile che fosse, perché insomma un ragazzo che è stato catapultato, una ribalta molto importante, fino a poco tempo fa giocava in primavera, quindi non possiamo aspettarci chissà che cosa da Borrelli, che secondo sta facendo il massimo. Ma cioè, infatti, infatti nessuno si è aspettato niente in termini di gol, lui si è ricavato, gli ha ricavato anche il tecnico, questo spazio in cui lui è funzionale a un certo tipo di calcio. Però se poi gli altri intorno a lui funzionano di meno, è quello che era un lavoro prezioso, cioè prima era un attaccante che non faceva gol, però faceva giocare e mandava in porta gli altri, adesso che gli altri in porta non ci vanno, resta solo un attaccante che non fa gol. Analisi come sempre chiara, condividi Giovanni, poi ascolteremo anche Paolo, naturalmente Guido e Paolo Toro. Sì, in linea di massima sono d'accordo con Pierpaolo, non è però un dettaglio il calo fisiologico di Gennaro Borrelli, che va soltanto applaudito per quello che ha fatto finora. Non è un dettaglio il fatto che il Pescara non abbia centravanti di spessore in rosa, sì, c'è Maniero che può dare una mano, per carità, Brunori che è stato finora un oggetto misterioso, perché prima giocava sulla fascia, poi magari con il modulo lo ha penalizzato, però questo secondo me non è un dettaglio, cioè il problema del centravanti c'è. Il calo di Borrelli ovviamente influenza anche il rendimento di Macin e Galano. Per non parlare di Palmiero, lo dicevi tu poc'anzi, Palmiero credo che sia al 30-40%. Assolutamente. E questo secondo me condiziona anche la fluidità di manovra e la velocità soprattutto di manovra. Io credo che il Pescara abbia un'organizzazione, abbia un'identità, come ha detto Pierpaolo, su questo sono d'accordo, perché riguardando la partita di ieri, insomma, sì, è vero che loro si sono messi lì davanti, è vero che il Pescara ha fatto fatica, però una squadra che non ha una precisa identità oppure ha i reparti slegati prende qualche contropiede. Sì. Il Pescara, cioè, non li ha presi tanti, forse due sortite in avanti del Trapani, anche abbastanza casuali. Io credo che sia un periodo delicato, quello sì, tu facevi riferimento alla classifica delle ultime 5 giornate. Il Pescara non ha mai attraversato un periodo così lungo a digiuno di vittorie. Sì, dopo tre partite aveva sempre rivinto, è arrivata la quarta, ora addirittura la quinta. Probabilmente c'è anche un calo fisico di qualche altro giocatore, però insomma nulla secondo me di così preoccupante. Cioè, se posso dire una cosa, è meno male che il Trapani ci è arrivato poco, perché fino a quando ha avuto gambe, cioè, è andato davanti nella nostra tre quarti due volte
Una volta hanno fatto gol su punizione, l'altra hanno fatto gol regolarissimo. Sì, però non per azione manovrabile. No, Paolo, cioè, il primo, no. Il primo però, è stato un errore di Spagnamiglio, in disimpegno che ci può stare. Ma come ci arrivi, ci arrivi. Quello di Pettinari è un rinvio, è un rinvio del portiere con due spizzate di testa. Beh, ragazzi, però c'è anche il rovescio. Che non vale il gol se lo fai sul rinvio del portiere. Sì, ma non sono ripartenze. Perdi lo stesso. Non sono ripartenze. Io posso essere d'accordo con lei. È difficile dirimere questa controversia dialettica, lo so, non è facile. No, che controversia. No, io posso essere anche d'accordo con voi, però c'è il rovescio della medaglia, mi rivolgo a Paolo D'Ercole, a Guido Colangelo e Paolo Toro, perché tu affronti il Trapani che ha subito 31 gol, è vero, ha trovato giovamento dalla nuova guida tecnica, Fabrizio Castori lo conosciamo, un tecnico navigato, esperto, si è chiuso a riccio, non ha concesso spazi, però il Pescara è stato secondo me incapace di trovare le giuste contrarie, cioè non affrontavi il Barcellona, affrontavi il Trapani penultimo in classifica. Paolo D'Ercole. Guarda, io penso che dopo le disamine di Pierpaolo e Giovanni faccio fatica a dire qualcos'altro, penso che abbiano detto tutto. Cioè, ci salutiamo qui, te ne vuoi andare? No, io posso rimanere ad ascoltare, mi piace ascoltare. Ma io non ho potuto vedere la partita questa volta perché, vabbè, ero a Fiuggi, quindi ho visto gli highlights. Penso che la partita l'abbia fatta completamente il Pescara. Però da come sento è stato un po' un possesso, un po' sterile, cioè fine a se stesso. Certo. Non lo so se un calo di Borrelli, può darsi pure che qualcun altro oramai gli sia stato preso un po' le misure, tenta sempre la giocata un pochino più difficile e anche il momento porta anche a fare queste cose qui, perché si cerca anche di essere un po' protagonisti del momento difficile per uscire da questa cosa. Penso che Pescara ad oggi comunque è il secondo attacco del campionato, sì. Se non sbaglio. 27 secondo... gol. Però è anche la terza peggiore difesa. È anche la terza peggiore difesa. Sì. Ieri una punizione ha fatto un gol. L'azione del gol annullato non l'ho visto perché non ci sono nelle immagini. Sì. Però secondo me fa un po' fatica quando la squadra non è completamente allineata. Cioè non tutti i giocatori sono al 100%. E il ragazzino, che poi ragazzino... Ci sono giocatori che giocano in Champions 2000, quindi sì. È un ragazzo che... Si deve fare, sta facendo la sua esperienza, sta facendo un gioco sporco, ma perché probabilmente il mister gli sta chiedendo anche questo, e anche la sua caratteristica, come ricordo anche della primavera, sì, faceva gol, ma era una categoria completamente diversa, però è un ragazzo a cui piace far salire la squadra, certo. E far giocare gli altri. Lavora molto però. Lavora molto, poi nel tempo vedremo che tipo di calciatore sarà, però sicuramente è un ragazzo che non gli si può dare... Insomma, è tutto questo peso, certo. Però come dice Pierpaolo, probabilmente se Maniero in questo momento non sta giocando, Zauri non penso che sia l'ultimo arrivato, a prescindere dal fatto che allena dal primo anno in Serie B, però io l'ho visto anche l'anno scorso in primavera, secondo me è un allenatore estremamente capace. Però, per carità, quello che ha fatto insomma, è scritto negli annali, quindi un grande campionato vinto con la Primavera 2, però è anche vero che Maniero... ha giocato finora una sola partita da titolare nell'infausto match casalingo col Crotone, dove insomma erano tutti da sostituire dopo i primi 45 minuti di gioco. Guido Colangelo, ti sei annoiato? Perché? Mi sono annoiato perché è stata una partita brutta, lenta, una partita, ecco, sì, un grande possesso di palla del Pescara, dove quel tipo di gioco che a me proprio non piace, dove poi alla fine dice, hai avuto il possesso di palla per 90 minuti, però alla fine dice hai vinto e hai perso, beh, sfortunatamente abbiamo perso al limite, no? Quindi non vuol dire niente il possesso di palla. Io invece penso che adesso il Pescara, a parte quel calo fisico, ecco, ieri per la prima volta ho visto un Galano non in forma, sì. E quando manca Galano, secondo me è stato tre quarti di squadra in questo momento, è stato uno che ha dato spinta, correva tutto campo, uno c'era forza, uno che invece domenica l'ho visto abbastanza affaticato. Limitato bene però dobbiamo dire, da Grigio l'argentino e in raddoppio c'era Scognamillo, sì, certo. Uno dei centrali del Trapani, cioè certo. Lì l'ha studiata bene Castori. Ma certo, sì, in effetti si è ben salvaguardato, insomma, giustamente è un esperto, quindi... non mi è piaciuto, nonostante adesso mi piglieranno con i fischi, Machine non, per un motivo semplicissimo, cioè lui deve rendersi conto che gioca con una squadra di calcio,
Sì. E quindi la squadra di calcio è una squadra fatta di 11 persone in campo e non può pigliarsi il pallone quando vuole, non passa mai. Cioè, molte volte, cioè ha cercato di risolvere, cioè, di risolvere da solo. Da solo non si risolvono le partite. E se lui dovesse imparare, perché è ancora giovane, penso, non so, a giocare un tocco, probabilmente farebbe il grandissimo salto di qualità. Di qualità. Ma se invece continua a essere così testardo, perché poi ha perso 3-4 palloni in certe situazioni che potevamo subire anche sanguinosi. Sanguinosi, quindi voglio dire. È bello a vederlo, però voglio dire, un giocatore che insomma, in questo momento non si può prescindere, però, a mio avviso, da una città. L'anno scorso dire, abbiamo criticato io personalmente, scusami, perché non aveva la testa giusta. Massimo, però è tornato, sì, un giocatore da voglio dire che ti piace, sarebbe bello vederlo in allenamento, ma in questa situazione dove tu hai bisogno di vincere, hai bisogno di creare entusiasmo, di cercare di uscire fuori da questa situazione, perché da questo impasse, perché non si sa da cosa dipende. Cominciamo a risolvere i problemi anche all'interno della squadra. Cioè, il pallone deve toccare due volte, se no fa la doccia, se no va in tribuna. Voglio dire, certe situazioni bisogna anche responsabilità, bisogna assumersele. Assumersi. Cioè, si gioca in 11, non si gioca solo. Cioè, poi fa il fenomeno, anche per poi vedere i ruoli ben definiti in questa squadra. Sì. Perché io personalmente, come ruoli, come impostazione, vedo, non vedo ben chiaro in certe, soprattutto a centrocampo, dove si dice che il centrocampo è fortissimo, però il centrocampo è fumoso, è molto. Non è un centrocampo di quelli tosti dove non si passa. Di sostanza. Di sostanza. Preoccupato Paolo, prima della pubblicità, Paolo Toro. Ma tu sei preoccupato personalmente, insomma, ne hai viste tante. No, non a livelli, diciamo. So che hai sentito anche Brugman, che è contento perché ha giocato, sì, con 50 sta, minuti. Sta trovando 50, spazio. Sta trovando spazio. In maniera confortante. Per cui siete anche scambiati gli auguri? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Gli ho mandato gli auguri. No, la situazione è chiara. Insomma, io ricordo, questo Pescara ha una sua identità, alla fine se l'è costruita, però è come un'azienda che si organizza per produrre un qualcosa che però poi alla fine quello che realizza come prodotto finale lo porta fuori mercato, perché proprio manca chiaramente la concretezza offensiva, cioè questa può essere una sintesi. Allora c'ha un atteggiamento per lunghi tratti molto incartato, proprio perché come se non riuscisse a sfogare adeguatamente quello che potrebbe, in base al possesso di palla, che bene o male comunque riesce a fare. Aggiungici il fatto che in queste condizioni sì, è diventata una squadra prevedibile nel gioco, certo, secondo me, perché come hai sottolineato giustamente tu, cioè una volta che tu raddoppi sistematicamente Galan, Galan ha cominciato a giocare, poi piano piano si è andato perdendo. Una volta che riesce a contenere un po' Macinna, la meno peggio, sì, in quelle fiammate che ha, alla fine l'avversario ha risolto l'80% dei problemi difensivi che potrebbe avere. Quindi è questo che. Quindi torniamo me un po' ai difetti strutturali di cui sopra, insomma. Beh, sì, cui faceva riferimento la per Paolo Marchetti, perché vuole, adesso siamo tornati quasi all'inizio della stagione. Ci adesso vuole, la squadra non è più una grande squadra. Ma no, non è vero. No. Abbiamo detto che un'identità ce l'ha. No, dire, però è bello. Però perché una punta, ci vorrebbe una punta adesso, con tutto quello che giustamente si è detto su Borrelli, per amore, tutti i meriti che ha, però una punta forse un po' più smaliziata, un po' più cattiva, che giochi anche un po' più per, forse per se stesso, ma sempre in funzione per la squadra e non che sia solo a disposizione, no, del gioco. Cioè in area di rigore deve essere più. Quindi siccome il mercato deve avere un peso maggiore, si aprirà non oggi né domani ma a gennaio, quindi bisogna limitare i danni nelle prossime due partite. È quello che ha detto, cioè questo un po' il, è quello che ha detto Sebastiani. Però scusate, sì, un attimo. Prima della pubblicità. Sì, veloce, veloce, veloce. Però ecco, io volevo inserirmi in un contesto, no? Per esempio abbiamo visto Del Grosso, ha giocato benissimo, sì, dentro, bello, preciso. Ma quanti cross ha fatto Del Grosso? Tanti. Tantissimi, ma a chi? Sì. A chi, cioè, allora voglio dire, ecco il famoso sistema, i famosi numeri che voi siete abituati, no? Sì. Numerasci. Ah, allora dice, tu sei concreto, ma questi cross a chi si fanno? Voglio dire, perché per palla persa? Cioè tu crossi, hai perso il pallone e devi subire di nuovo l'attacco della squadra avversaria. Il cross a chi?
Ah, non lo so, poi date una spiegazione. Beh, no, dopo pubblicità sono tutti, tra l'altro, ben calibrati. Sì, perfetto, tagliati, benissimo. Perché... ma ci vuole la gente che piglia di testa il pallone. Questo è verissimo, però siccome tu lo sai che il calcio poi vale tutto il contrario di tutto, in una squadra che, alla quale i cross servono poco, poi alla fine la partita l'ha salvata con un cross. Sì, sì, con un colpo di testa. Di te, però, dove, di campo, però, sì, vabbè, ma è stata una pallonata. Alla fine, noi abbiamo fatto io. Fine... Ma io, infatti, ho sbagliato strada a uscire fuori dalla strada del salto. Che sto pensando proprio per questa situazione? Bellissimo. Sono andato in autostrada. Non è che hai preso contromano, no? No, perché sono andato in città sotto. Sto sperando non ci fosse la polizia, no? Non mi sono accorto. Quindi dicevo, no, perché qualcuno mi dirà, ma guarda che il grosso abbiamo fatto una frega di gol. Sui calci d'angolo, ma sì. Sui calci d'angolo sì, perché ci viene centrale, che ancora non fa un gol, però quindi, però voglio dire, però insomma sul calcio d'angolo che cioè. Ma questi cross in corsa, quindi anche lì bisognerebbe cambiare metodo, punto, chiuso. Sei stato chiaro, da allenatore sei stato chiarissimo, noi ci dobbiamo fermare, abbiamo sforato, chiedo scusa a Danilo Cinquino che è in regia, saluto e ringrazio Andrea Berardinelli naturalmente alla telecamera, restate con noi. Eccoci qui, 21:34 in diretta su Rete 8 Sport, nuovo appuntamento con Solo Calcio con Pierpaolo Marchetti, Giovanni Tonto Donati, Paolo D'Ercole, DS del notaresco capolista del girone F, Guido Colangelo e Paolo Toro. A proposito di Serie D è stato sollevato dall'incarico il tecnico del Pineto Paolo Rachini dopo la sconfitta maturata ieri sul campo del Fanalino di coda Cattolica, allenato, lo ricordiamo, da Emmanuel Cascione. 2-1 il verdetto finale, è stata fatale questa sconfitta. Paolo Rachini, il suo bilancio: 19 punti in 11 partite, 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte contro il Monte Giorgio, pesante in casa qualche settimana fa, 4-1 il verdetto finale. Tra l'altro il Monte Giorgio, facciamo una rapida digressione, è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questo campionato. Sei d'accordo, Paolo? Gioca benissimo. Gioca molto bene, ben allenata da Baldassari, che insomma ha trascorsi anche in Serie C, Fano, Ternana e via dicendo. Nell'Avezzano, Pineto naturalmente sta per ufficializzare Daniele Amaulo, si tratta di un ritorno, tra l'altro ha fatto molto bene in quasi 3 anni, salvezza, poi playoff in entrambi, cioè negli ultimi 2 anni, finale playoff e semifinale playoff lo scorso anno contro la Recanatese. Dunque il ritorno di Amaulo è ufficioso, però insomma sarà ufficializzato nelle prossime ore. La squadra tornerà ad allenarsi il 27 dicembre, poi la ripresa del campionato il 5, mi pare, 5 gennaio. Il Pineto affronterà il Fiuggi. A Fiuggi, dove ha perso il notaresco ieri. Io continuo, no vabbè, scherzo. Naturalmente voi invece sarete di scena ad Agnone contro il Vasto Girardi. Vasto Girardi, partita di andata, la prima di campionato, clamoroso, da 3-1 a 5-3, a 3-5 nel breve volgere di 20 minuti. Sì. Crollo pazzesco, però da quel momento in poi 11 vittorie consecutive. Cioè, se si può rifare la stessa cosa va bene, infatti, sarebbe auspicabile. Ad Avezzano è tornato Meco Monaco, dopo la breve parentesi iniziale, ieri si è dimissioni irrevocabili da parte di Liguori, dopo la sconfitta maturata contro il Chieti nel derby, nell'unico derby abruzzese, sul neutro di Pineto. 2-0 il verdetto finale. Torniamo al Pescara, vediamo qualche azione che non era stata inserita negli highlights. Allora cominciamo dal gol, o meglio non era stato ancora segnato il gol, il fischio è arrivato prima, il fuorigioco però inesistente di Pettinari su una spizzata di testa del suo compagno di reparto Biabiani. Vediamo insieme, c'è un rinvio naturalmente di Carnesecchi, che è un ottimo portiere, un ottimo prospetto, classe 2000, scuola Atalanta, di proprietà dell'Atalanta, nazionale Under 21, qui scatta proprio in posizione regolarissima, perché è tenuto in gioco Pettinari da Ciofani, tra poco vedremo al replay, c'è stato un abbaglio. Abbastanza grossolano, perché sì. Era nettamente, ecco qua, regolare, sì. Tenuto in gioco proprio da Ciofani. E qui il Pescara insomma si è salvato, tra l'altro il fischio è arrivato prima della conclusione di Pettinari, quindi non si può parlare di gol annullato, anche se insomma si trovava faccia a faccia con Castrati. Questo è il primo episodio, vabbè non c'è nulla da dire su questo episodio, no Giovanni? Mi pare che...
Vabbè, fuori gioco inesistente, però non ho capito, non ho visto chi è andato a saltare sul primo colpo di testa. Forse Drudi è uscito dalla linea. E tu sei proprio, no, ecco, proprio il cammino. Guardate, ecco, ecco, quello lì, sì, quello lì. Bravo. Sì, era proprio l'errore Drudi. È quello, vero? L'errore è quello che sì, lascia spazio poi a, a Pettinari. Hai visto che giornalista no, tecnico che abbiamo, Guido? Giornalista tecnico proprio. Complimenti, perché io non l'avevo notato, sei stato bravo, perché lì non bisogna uscire, bisogna temporeggiare. Beh, no, poi... Cioè se tu esci devi prendere la palla, devi ecco, anticipare l'avversario, altrimenti devi stare in zona e attendere. Sì. E lì c'è stato l'errore di Drudi, poi per fortuna che è arrivato l'errore della terna arbitrale. Mm. Vediamo invece come è maturato il gol del Trapani, perché qui c'è stato uno svarione, in questo caso direi piuttosto evidente, di Scognamiglio. Allora, questo è il gol del Trapani, naturalmente, sì, però dobbiamo vedere il fallo commesso da Ciofani su, ai danni di Colpani, altro giocatore molto interessante, tra l'altro era stato trattato sì, dal Pescara, sì, mi pare, in estate, no? Sì. Dell'Atalanta, proprietà del 99, sì, un bel mancino. Ecco qui, guardate l'errore di Scognamiglio, Colpani che prende il tempo a Ciofani, c'è il calcio di punizione, viene ammonito Ciofani, ci sono state le proteste da parte della panchina del Trapani di Castori, ci poteva stare il rosso, Paolo no, d'Ercole. No, no, rosso no. No. Drudi no, ce la fa forse. No. Anche perché no, Drudi probabilmente... Andava sull'esterno, lui cercava l'esterno. Non c'è. Secondo, facciamo, ecco, valutiamo questo, questo episodio. Pierpaolo? Secondo me ci può stare. Ci può stare? Non, cioè, se non lo dà, non è uno scandalo, ma se lo butta fuori... Cioè, è vero, lui sta andando però c'è anche il calcio difensore che, è che sta tagliando, sta entrando dentro, quindi non è ultimo uomo. Sta andando verso l'esterno, ma non è che sta vicino alla bandierina e al calcio d'angolo, sta davanti allo, è vicino alla lunetta dell'area di rigore. Ma può darsi che l'arbitro abbia valutato il potenziale recupero di Drudi? Sì, ci sta, infatti non sto dicendo che fosse da cartellino rosso, ma se gliel'avesse mostrato il cartellino rosso non sarebbe stato uno scandalo. Il tuo punto di vista, Giovanni? Bisogna soltanto stabilire se quella è una chiara occasione da gol, Massimo. Certo, è una chiara occasione da gol, secondo me. Adesso, Drudi, obiettivamente, Drudi... quando arriva Drudi? No, no, io chiedo. Sì, questa è bella, eh. No. Cioè, l'arbitro deve decidere in una frazione, sì, noi sì, qui sì, non ci mettiamo d'accordo neanche il giorno dopo. Rivedendo, no, diciamo, bene, diciamo che sarebbe stata una situazione da VAR. Da VAR, esatto, che non c'è. Che non c'è, questo è un grave errore della Lega di B, non so, della federazione, non so ritardo, a chi, dai, a chi si debba errore, imputare ritardo, questo errore, perché poi vedremo arriva anche il Livorno che ha perso a Crotone, c'è stato un fallo di mano clamoroso di Simi in occasione del pareggio del Crotone realizzato da Cuomo. Il Livorno era in vantaggio 1-0, il gol di Marras al quarto sigillo stagionale. Paolo, ti sei già pronunciato sull'episodio, secondo no, te... Beh, rosso non può essere mai rosso, non è ultimo uomo. Assolutamente. Non... È impossibile che del rosso, anche perché Drudi stava tagliando verso, verso l'interno del campo per coprire... Mm. Poi se faceva gol è un altro discorso, però non... Rossi così, non ho, anche perché non è stato neanche un fallo cattivo, ha messo il braccio, sì, no, non è stato cattivo, no, se no, avesse dato un calcio tempo, o una gomitata sì, ci può stare, ma per l'intervento. Quindi non è, per te non è chiara no, occasione da gol, no. Per Guido non è chiara occasione da gol, quindi ha fatto bene l'arbitro di stare solo il giallo, Paolo Toro ha rischiato lì? Non è chiara occasione da gol per la distanza, lì c'è da apprezzare lo stop a seguire del giocatore che ha bruciato sul tempo Ciofani, certo, bruciato. Però quel fatto probabilmente l'ha costretta ad allungarsi un po' troppo il pallone, quindi le probabilità di recupero di Drudi c'erano, nel secondo quello che mi è sembrato. Ma non a quella distanza, in quelle circostanze, sicuramente è un fallo intenzionale. Rivedi l'immagine, Drudi già era a metà, quasi a metà area. Sì, quando, rivediamo l'immagine, quando regia. Lui ha avuto il contatto con Ciofani, quindi... Ecco qua. Allora c'è questo lancio di Togurdò, che è un bel calcio, dobbiamo dire, devo dire. Eccolo qua. Polentino. Di primo, vedi, ecco tocca. Qui, sì. Cioè lui già era quasi a metà area. Si è allungato molto la palla, Cioè questo fatto... Ah. Questo che poi faceva fallo in aria, non lo so, però... Cioè la palla comunque se l'era allungata molto, però, per cui... Però come dice Del Paolo, può darsi che Drudi... No, è vero che forse rivedendo dall'angolazione precedente Drudi può arrivare. Drudi probabilmente può arrivare. Può arrivare. Era sembrato più lontano. Però ha rischiato, dai. Era sembrato più lontano. Certo, diverso, ha rischiato. Comunque, insomma, il Trapani... Vabbè, insomma, il Pescara rimane in 10, ha ammonito Ciofani, punizione, direi, magistrale. Qualcuno ha attribuito responsabilità a Castrati, povero Castrati. No, cioè, anche quando c'è un gol pazzesco. Anche perché lo vediamo retroporta tra poco, vedremo proprio il gol di Togurdò.
davvero una punizione magistrale a mio avviso, nulla da fare per il giovane portiere albanese Castrati. Rivediamo il gol del Trapani su calcio di punizione, Togurdo, eccolo qui, tra poco rivedremo anche il retroporta. Andiamo avanti con le immagini. Beh, insomma, il destro è stato preciso, vicino al palo, mi sembra. È vero che la palla poi si è abbassata quasi a mezza altezza, secondo qualcosa me. Qualcosa di più poteva fare il portiere, però. Ah, ecco, per te. Allora, secondo me qualcosa di più poteva fare. Adesso andiamo a retroporta. Allora, questo sì, questo no, da qui non si vede granché. Da dietro. Eccolo qui, guarda un po'. Vedi, fa pure il passo di là, poi come se si... Sì, ma l'ha vista all'ultimo momento. Ma io il tuffo l'avrei tentato, cioè adesso chiaramente, detto così da... dalla poltrona, quindi diciamo. Paolo, forse... Toro, Paolo Toro, censore di Castrati. No, assolutamente no. Qualcosa di più poteva fare, magari poi se la palla entrava, per carità, non è che la colpa era sua, però forse qualcosa di più poteva fare. Poteva tuffarsi, ma non l'avrebbe presa. Sì, però perché era anche veloce. Però il tuffo lo poteva pure tentare. Sinistra l'avrebbe preso, non c'è più a Notaresco. No, non c'è più, quindi... Meglio non parlarne. No. Tra l'altro sono andati via tre portieri dal Notaresco. Cioè, abbiamo una cosa battuto anche questo record. Cioè, Scucimarra, Colantonio e lo stesso Ginessa, che insomma un grande portiere, l'ho dimostrato in questo girone di andata. Siete rimasti con Monti, però prenderete un altro portiere. Sì, oggi si chiude il mercato, non ci sono novità. No, però penso che andremo su qualcuno o di Lega Pro o qualche svincolato che si è allenato bene. Ho capito. Feola non ha convinto, ex Chieti, ha sfiorato la vittoria del campionato nel 2011-2012 contro la Paganese in finale, l'allenatore Silvio Paolucci. Vabbè, Feola poi ha fatto la sua carriera. Un portiere che ha fatto 200 presenze in Lega Pro. Non vi ha convinto, però. Non tanto, anche perché secondo me questo è un errore di questi ragazzi che... quando perdono il treno si allenano poco. Giustamente noi, venendo da un portiere Superman, per noi è stato, non era molto allenato. È ovvio che poi c'era anche il discorso Gomis, quindi noi volevamo valutare come stava Gomis. Che non è ancora pronto, evidentemente, dopo il grave infortunio. È patito proprio col Teramo nella trasferta di Bergamo contro l'Albino Leffe. Era, credo, febbraio-marzo, insomma. Un brutto infortunio. Quindi, insomma, state scandagliando il mercato. Nessuna notizia questa sera. Purtroppo niente. Non ci vogliamo dare il buon Natale con una notizia, no? No, non ci sono. Non ce ne sono. Beh, quello che avete letto sui giornali, che c'è questa trattativa con il Teramo per Lewandowski. Lewandowski, Serraiocco no? Federico si sta allenando con noi. Si sta allenando, quindi. Vedremo poi, però... metteremo sul piatto varie scelte, non vogliamo sbagliare, speriamo di non sbagliare. Comunque avete già un buon portiere, l'anno scorso è stato protagonista con Notaresco, tra l'altro è giovane, 99 mi pare, no? Monti. Guido, tornando alla punizione di Togurdo, tu daresti qualche responsabilità? Paolo, perché si è spostato, cioè il pallone l'aveva visto, insomma, quando è partito, quindi perché ha fatto il passo laterale, quantomeno poteva provare a distendersi. Sì, Poi dici? Se pigliava o meno non lo so. Giovanni? No, l'ho detto prima, secondo me non l'avrebbe presa, anche tuffandosi. Sì, forse poteva essere un po' più reattivo, magari tentare un balzo, no, per prenderla, ma no, non l'avrebbe presa, secondo me. Pierpaolo? No, io vorrei, se è possibile, rivedere l'inquadratura dietro la porta, per rivedere bene dove si è piazzato. Sì. Allora, vediamo perché un po'. Non ho capito se l'ha bene vista partire. Se si è piazzato dietro la barriera e quindi non l'ha vista partire. Trentesimo minuto del primo tempo, eccolo qua. No, non mi pare. No. Poi c'era quello spazio, non so se. Non lo so, ma era uno spazio voluto. Quando parte il pallone, lo vede. Sotto la barriera, lui vede. Sembra che lo vede. Infatti si sposta, vedi? Sì. Mettiamo in play. Fa il passo laterale. Mettiamo in play, regia. Ecco qua. Vedi? E poi si ferma. Ma secondo me. Insomma, è estremamente difficile. Obiettivamente era difficile. Dai, su. Cioè, è stato criticato. Inganna il fatto che ha fatto il passo. È stato criticato anche giustamente, però. Il doppio passetto inganna un po'. Rispetto a questa punizione. Avrebbe potuto tentare il tuffo, poi magari se non lo parava, ripeto, non era certo colpa sua. Sarebbe stato più bello per i fotografi provarci, però. Paolo insiste nel dire che obiettivamente ha calciato una bella punizione. Bella punizione. Calcia bene Togurdo, bisogna dirlo. Calciatore un po' lento, però ha un bel piede. Lo ha dimostrato anche lo scorso anno, insomma, ha vinto il campionato con Trapani. Tra l'altro realizzando, se non vado errato, 6 o 7 gol. Non mi vorrei sbagliare, chiedo
la Wikipedia del, no, del salotto che è Giovanni Tondonati. No, no. Allora, 21:47. Ma adesso sì. Scusami, Fanny, certo. Guarda, come no? Non voglio rimettere in crisi la regia, ma visto che ne stiamo parlando, però dico che il portiere, anche in quella, situazione, sì. Se ricordo bene quando allenavo pure i portieri, dovrebbe quantomeno stare un pochettino più in movimento, perché io lo vedo molto inchiodato a terra. Tu dici, quindi, non era... Vabbè, quindi l'abbiamo visto, vabbè, non è un problema. No, possiamo rivedere, però retroporta ancora meglio. Cioè, troppo fermo sì. È rimasto, e quindi probabilmente è rimasto proprio imballato, proprio anche quando ha visto la palla non ha avuto la forza di buttarsi. Ma io non faccio il preparatore dei portieri, penso che l'unico errore che ha potuto fare è che dopo che ha fatto i due passi o parti, esattamente sì, perché nel momento in cui ti fermi perdi il tempo e non lo prendi, perché lui ha fatto i due passi, vedi, e guarda, qui doveva buttarsi. Ma anche quando fai due passi, gambe larghe, sì. Non c'è lo sprint, è rimasto un po' a terra, però penso che la punizione era la spinta per andare a pigliare il pallone. Facciamo un applauso, secondo me, che ha battuto la punizione. Cioè, stiamo proprio spaccando il capello, sì. Cioè proprio devo dire, mamma vabbè, mia, tu ci hai detto, cioè, povero castrato, tu hai detto di parlare, se no ci dobbiamo andare, quindi... No. va bene, allora facciamo così, vogliamo leggere qualche post, poi abbiamo altri argomenti di cui dibattere, c'è anche l'intervista di Sebastiani per Paolo, fine partita. Io stavo pensando, mi stava venendo in mente un'altra cosa, sì. È una battutaccia che è un po'... Ne mi riguardi? No, coinvolge il Pescara, ma coinvolge anche la politica cittadina, quindi non è il ti salotto... Ti astieni. Non è il salotto, me la tengo per la cena. Allora, leggiamo qualche post. 21:49, ricordiamo, il Pescara giocherà a Livorno giovedì ore 15, poi ci sarà la partita interna, sì, la gara interna col Chievo, domenica 29 all'ora di pranzo, ore 12:30 si chiuderà il girone di andata, la Serie B andrà in vacanza e si riprenderà il 19-20 gennaio, qualcosa del genere. Tra l'altro sono stati anche diramati gli anticipi e i posticipi del campionato di Serie B che riguardano naturalmente il Pescara per i prossimi 6 turni. Allora, andiamo a leggere qualche post. Ecco qui, piccola curiosità, guardate dove ha battuto la punizione del gol, il Trapani, rispetto a dove avviene il fallo, 5 metri avanti, in campo siamo troppo mosci sotto ogni punto di vista, saluti e buon Natale a tutti. Però, io sinceramente non l'avevo notato. Nemmeno io. Il fallo, però insomma, ci può stare come... Sì, vediamo. Rivediamo. Qualche metro l'avranno guadagnato sicuramente. Vogliamo rivederlo? 5 metri mi sembrano tanti. Chiediamo un supplemento alla regia. Quindi il fallo di Ciofani su Colpani. Naturalmente quello è l'episodio. No, perché è interessante, ecco. Effettivamente. Allora, vediamo un po'. C'è lo svarione, purtroppo, insomma, ci spiace dirlo e sottolinearlo, di Scognamiglio, lì, che innesca sì. Questa, ci sono le linee, quindi adesso questa penetrazione. Il fallo è all'inizio della linea scura. Sì. Un po' prima, un po' prima. Un po' prima. Sentiamo un po', eccolo qui, vediamo un fermiamola. Ecco un po' prima, sì, è prima. Sì. 2 metri prima della linea scura. Vediamo un po' da dove viene battuto. Allora avete già bene in mente dove è stato... commesso il fallo di Ciofani su Colpani. Adesso dovremmo avere l'inquadratura totale della punizione, ancora meglio, non in retroporta, altrimenti non capiamo. Tra poco vedremo allora da dove è stato battuto il calcio di punizione, tra l'altro battuto molto bene, no, io penso, ma no, forse ha ragione, 3 metri avanti. Forse ha ragione, anzi non senza forse, ha ragione il telespettatore, complimenti. 3-4 metri avanti, sì, ha dato la punizione dove è caduto, è vero. Complimenti al telespettatore. Sì. Un paio di metri da guadagnare. Vedi come sono bravi? Io vorrei fare i complimenti a... Mi sono già dimenticato il nome dell'autore del post. Lo ricordate? Mi sembra Tiberio. Tiberio? Sì. Tiberio. Andiamo un po' sulla pagina Facebook. Sì, Luca Tiberio. Bravo Luca. Bravissimo. Una cosa che c'era completamente sfuggita. Anche a Pierpaolo, che ha anni di esperienza, questo è grave. Io ho un'età per cui mi fa sfuggire, siete voi. Che questo siete è grave. I pischelli. Allora, leggiamo altri posti, il calcio di punizione è stato battuto 10 metri più avanti, mi sembra un'esagerazione, sinceramente. 10, però 5 metri, ha ragione il
telespettatori di prima. Il prossimo messaggio l'hanno battuto al Ponte del Mare. Germano Gravina, a gennaio dovrebbe arrivare il giocatore egiziano che sa stare al suo posto e ben visto dal presidente Sebastiani. Proveniente dal Belvedere del Cairo. A Natale si può fare una risata. Buone feste a tutti. Poi andiamo avanti con Davide Massimi. Buonasera, mi ricordo che dal Pescara Primavera sono saliti in prima squadra centravanti come Tacconelli, Margiotta, Esposito, Romano, Inglese e adesso Borrelli. Avevano tutti 18-19 anni, qualcuno ha sfondato ad alti livelli, altri sono scomparsi dagli alti livelli, a quell'età è tutto un rebus, ma Borrelli se ha la testa può sfondare, per il resto stiamo facendo il solito campionato di Serie B dove su circa 40 anni su 10 abbiamo sperato di andare in Serie A, in 15 abbiamo lottato per la salvezza, quest'anno siamo in media con i restanti 15 anni. Del resto la Serie A per me resta un incubo. Buon Natale al Delfinario. Niente male come posta. Andiamo avanti. Pierluigi Di Matteo, il mercato si apre il 2 di gennaio, se prendiamo qualcuno il 31 non serve a niente. Poi Presidente, ci dice qual è il suo progetto, perché non glielo chiedete? Giuseppe Donati, buonasera, se vogliamo essere onesti, visto il Natale la partita doveva finire 2-1 per il Trapani, fuori gioco, inesistente, punto per noi, caduto dal cielo, meglio così, buon Natale. Allora andiamo ad ascoltare proprio Sebastiani, che è stato chiamato in causa proprio da un post che abbiamo testé letto, e allora andiamo ad ascoltare che cosa ha detto al microfono di Enrico Giancarli ieri in diretta. Loro hanno giocato col coltello tra i denti e noi dobbiamo metterci un pochettino, soprattutto in queste partite, un pochettino di più di cattiveria, perché oggi ho visto due o tre cose in mezzo al campo che non mi piacciono. Tipo? Ma tipo, fallo laterale per noi, ci giriamo e non si fa manco la scuola calcio, una cosa del genere. E uno pila palla e batte il fallo e dopo vediamo di chi è. Invece noi abbiamo lasciato che il fallo venisse ridato al contrario, o anche come alla fine quella palla che va fuori, che l'attaccante non ci va, gli diamo il fallo, a rischio di pigliare poi un'azione di un'azione d'attacco dall'altra parte e rischiare di prendere gol. Quindi bisogna metterci un pochettino più di cattiveria, in questo momento credo che questa sia la cosa che manca a questa squadra. L'ho detto anche al mister, già il 26 ci sarà la partita a Livorno, un Livorno che se anche e là sotto nelle ultime partite, io ho visto le partite e ha giocato anche molto bene, perdendole ma ha giocato molto bene. Chiaramente lei ha ribadito la fiducia a Zauri durante la cena di Natale perché ha sposato il progetto, è questo il progetto che vuole vedere il presidente, si sta sviluppando bene? Ma secondo me se uno di fronte a un pareggio cambia idea vuol dire che sta parlando di nulla, il tecnico deve continuare a lavorare e cercare di migliorare questo periodo che non è stato sicuramente un periodo bello. Ascolteremo l'opinione di Pierpaolo Marchetti, 21:55, restate con noi, pubblicità. Eccoci qui, 21:58, sempre in diretta su Rete 8 Sport. Allora, le notizie dell'allenamento di oggi, di questo pomeriggio, lavoro differenziato per Bruno, Balzano e Fiorillo, escono anzitempo Bocic, Riccardo Maniero, a riposo Bettella, sindrome parainfluenzale, fuori sede Tumminello, Ciocev, che stanno naturalmente svolgendo il loro percorso di recupero post-operatorio. Bisognerà insomma valutare le condizioni di Bettella, che ha la febbre da due giorni, che non è stato convocato per la partita con il Trapani, un febbrone, 38-39, però insomma ci sono altri, quanto manca, sono tre giorni ancora a disposizione, quindi dovrebbe... Zauri ieri era fiducioso, sì, era sbaglio, detto, dovremmo riavere. Dovrebbe tornare a disposizione il progetto. No, perché Sebastiani alla domanda di Enrico Giancarli ha risposto: un risultato negativo non può mettere in discussione un progetto. Un pareggio non può mettere in discussione. Un pareggio, scusa. Negativo perché insomma si sperava nella vittoria, chiaro. Ma è Natale, perché ci vogliamo avvelenare? No, vabbè, puoi anche non avvelenarti. Siamo ecumenici. Festeggiamo il Santo Natale con tranquillità. Ma secondo te rischia Zauri in queste due partite, sì o no? Perché... Ma rischia... Dopo queste due partite è chiaro che se dovessero andare molto male potrebbe rischiare, perché adesso scherzi a parte, proprio per la natura di questo, chiamiamolo progetto, Pescara è una società che non potrebbe sopravvivere a una retrocessione, cioè retrocedere per il Pescara significa morire, e quindi è chiaro che se,
se la società dovesse vedere, e ci auguriamo tutti di no, che davvero può esserci in ballo il mantenimento della categoria, cioè l'allenatore rischierebbe, anche se fosse Guardiola, non soltanto perché è Zauri. Cioè, sono chiarissimo. Secondo te Giovanni... Poi, scusami, sì. È molto più normale che un allenatore, e ti ripeto, ci auguriamo tutti di no, chiaro, possa rischiare quando c'è una sosta, sì, e quindi tempo per lavorare, che non con due partite nel giro di tre giorni. È anche vero, diceva giustamente un tuo telespettatore, sì, ieri durante il terzo tempo, con Fabio Ferraresi, che diciamo, questa società tende a esonerare gli allenatori dopo il mercato, sì, in modo da, come dire, non avere le mani in qualche modo legate. Però, insomma, adesso, a parte gli scherzi, Pescara quest'anno veramente... Cioè, non quest'anno, Pescara non può permettersi di retrocedere perché non, chiaro, ha la forza di sopravvivere. Come gran parte delle società che dalla B retrocedono, perché il salto dalla A alla B si attutisce, paracadute, certo, sei, beh, pronto per ripartire dalla B, sarebbe un bagno di sangue. Dalla B alla C è un salto dalla vita alla morte. Sono d'accordo. Giovanni, il Pescara, insomma, sta scoprendo in un certo senso la paura, se andiamo a leggere la classifica, perché i punti di vantaggio sui play-out sono due. Sì, Spezia e Cremonese devono recuperare però, sì, la partita. Sì, però la classifica è cortissima, sì, cioè sarebbe bastato vincere ieri, sì, per pensare ad altro, no? Certo. Allontanarsi dalla zona calda. Per quanto riguarda Zauri, io credo che in caso di sconfitta rovinosa magari il presidente potrebbe pensare ad un avvicendamento, ma non credo nemmeno, se conosco, certo, un po' Sebastiani, certo, lui è passato sopra a situazioni ben più gravi. Beh, no? Ricordo l'anno di Baroni. L'anno di Baroni, ma anche... Ma anche l'anno di Marino, perché anche l'anno di Marino, sì, fece un gran giro d'andata, poi perse, se non sbaglio, sette, mi pare, sei sconfitte consecutive. L'ultima sei con l'Empoli, e poi cinque e poi di fila quando è cominciato fila, il giro. Lui aspettò febbraio, sì, proprio, sì, per mandarlo via. Io credo che sia, cioè, se Sebastiano non è cambiato, no, per ora Zauri non è. Quindi almeno due partite a disposizione, assolutamente, di Zauri. Paolo, vabbè, chiaro, cioè, più che altro, vabbè, poi magari ci torniamo dopo, Massimo, sì, più che altro secondo me c'è un piccolo cortocircuito che si è, sì, creato tra allenatore e presidente, cioè nel senso, dalle dichiarazioni che ascolto ormai da mesi, il presidente è convinto che questa squadra possa tranquillamente raggiungere, sì, i play-off. Non mi sembra che l'allenatore sia dello stesso avviso, posso anche sbagliarmi, per carità, però io credo che a un certo punto, adesso ci sarà la sosta, fine del girone d'andata, soprattutto bisognerà fare un po' di chiarezza, sì, cioè, nel senso, indicare gli obiettivi, basta con questa storia della salvezza, chiaro, eccetera, eccetera, cioè, tutti hanno degli, no, obiettivi. Zauri è stato sempre molto chiaro, secondo, sì, me. Sì, no, Zauri ha, cioè, detto, lo ha detto durante in, la modo, festa, in modo esplicito, durante la festa di Natale del Pescara, il presidente Sebastiani non ha mai parlato con, sì, me di playoff. E quindi... Magari bisognerebbe anche... Diciamo un cortocircuito, giustamente Paolo, definito Paolo così. È un direttore sportivo, è un dirigente, si confronterà tranquillamente con l'allenatore, all'inizio parlava di salvezza, adesso avete alzato l'asticella. Quindi... Cioè tu per esempio a Bagnoni gli hai detto vogliamo vincere il campionato, pronti via. Adesso? Sì, sì. Adesso proviamo... Adesso proviamoci, gliel'avrai detto. A parte gli scherzi, Paolo, no vabbè, non ti posso fare questa domanda, ti metterebbe in difficoltà, tu sei un dirigente, tra l'altro giovane, che sta facendo grandi cose, però ecco, oggettivamente la situazione è delicata, non tanto per la classifica, perché diceva bene Giovanni, insomma è corta, no? Basta una vittoria per tornare ai playoff, forse le ultime prestazioni hanno creato un po' di... Ma sicuramente adesso gli ultimi risultati... Un po' di preoccupazione, diciamo. Ma no, secondo me adesso c'è un po' l'ansia da prestazione, c'è l'ansia di dover raggiungere questa vittoria per togliersi un po' da queste fogne di classifica, però come diceva Giovanni la classifica è talmente corta, certo, che può succedere tutto, puoi fare due vittorie e ti ritrovi sesto o settimo, poi si inizia a parlare di un Pescara che può fare anche secondo, poi certo, si torna, che poi non ci sono mezze misure, no, sappiamo com'è. Il calcio purtroppo è tutto il contrario di tutto, quindi sicuramente queste due partite saranno molto importanti anche per capire che tipo di mercato devi fare. Chiaro, assolutamente. Cioè, comunque i dirigenti tendono, come dire, ad alzare un po' l'asticella in tutte le categorie. Certo. Nel senso, ieri ho visto Boban presentarsi al microfono e dire ma questo non è il Milan, ma questo... Sì, ma l'hai fatto tu. È chiaro. Cioè, non è che
i giocatori si sono presentati da soli a Milanello. Ha detto pure non buttiamo via un mese e mezzo di buon oppure, lavoro. Oppure Goretti che dice se Perugia non vince il campionato è un fallimento. Beh, insomma, chiaro, la squadra l'ha fatta lui. Siamo alla follia. Ma sarà l'unico in Italia a pensare una cosa del genere. Sono assolutamente d'accordo, andiamo al telefono e poi sentiremo sull'argomento anche Guido Colangelo e Paolo Toro. Parliamo con... Ciao Massimo, sono Antonello da Pescara. Antonello? Sì. Ciao Antonello. Ciao, anche sabato ci siamo sentiti, vabbè, sul Pescara, come ti ho detto sabato, Zauro ormai sei cambiato, e ti faccio tre nomi, cosa ne pensa Marchetti, cosa ne pensa Camolese, Stellone o Colantuono? Cioè tu insisti su Camolese, io non so sì. che fine abbia fatto, perché allena ancora, eh? Credo che sia libero. Cioè ti piace, insomma, tu stimi Camolese, sì. Che ha vinto un campionato col Torino nel 2001. Ricordo perfettamente quella stagione, il Torino in Serie A, c'era Mazzola tra i dirigenti, Sandro Mazzola, il Pescara retrocesse in C, perciò ricordo perfettamente quella stagione. Camolese e gli altri due chi sono? Ho detto Stellone e Pillon. Ah ecco, Camolese, Stellone e Pillon. Sì. Giriamo la domanda a Guido Colangelo. Grazie. Grazie, grazie a te Antonello. Camolese, Stellone, Pillon. Ma io non credo che il presidente sia intenzionato a cambiare allenatore, quindi... Tu che poi lo conosci bene, insomma, sai sì. Un po'. Quindi io penso che dovranno mettere a posto certe situazioni, dovranno chiarire, come diceva giustamente prima, questa situazione se è una squadra da playoff o playout. Secondo cioè, te? Secondo me è una squadra da lavorarci molto sopra, quindi è ancora indecifrabile. È indecifrabile. Indecifrabile dopo 17 turni? Sì, infatti, infatti mi faceva ridere ieri Castori, il quale ha detto sono arrivato giovedì e abbiamo cambiato modulo. E io pensavo, meno male c'è la gente che stiamo al mese di gennaio, febbraio, deve ancora capire che tipo di squadra esiste, no? Quindi voglio dire, il padrone è bello per questo, però chiaramente non ci vuole nulla per mettere a posto di altre situazioni, perché la squadra non è male, sì. Secondo me è messa male. Quindi tu auspichi un cambio di sistema di gioco anche? Sì, un cambio di sistema di gioco. Cioè, per esempio? Non so, mettere il giocatore al posto giusto, poi io proprio non vedo gli allenamenti. Tu non ci credi tanto alle formule. Le formule no, però voglio dire, ma ci vuole la gente... Io vedo troppi ingegneri in campo, sembra, cioè un gioco troppo scientifico, troppo pensato, troppo toccheggiato. Qua ci vuole gente che corre, gente che riesce, soprattutto a centrocampo, sugli esterni. Ecco, il solito discorso che dicevo prima, è inutile crossare questi palloni se non c'è nessuno. Quindi vedere un po' di giocare palla a terra e quindi mettere a disposizione giocatori bravi tipo Mancini, non ho detto che è un asino, è un egoista, diciamo così, e quindi tornare a un gioco basso, non sui cross, cioè tu dici un po' più elementare, un po' più elementare, e con tocco e vai, cioè meno fraseggio, più gioco bello, in verticale, tu sei per il calcio verticale, io ho tre passaggi da andare in porta, con tre passaggi, portiere, centrocampista, attaccante. Con due attaccanti, io rimetterei due attaccanti davanti, per forza, i quali si incrociano e ti creano soluzioni per andare in gol. Così, Galano se non c'è, Galano perché è stanco. Machine ti gioca sulla fascia. Quali? Ma quali poi l'allenatore deve scegliere, ho capito. Ma non ci può mettere per esempio lo stesso Galano insieme a uno, io non credo che Maniero... Gli attaccanti non sono so. Quelli uno, centrali, uno, due, Maniero, forza. Borrelli Guido, e forza. Brunori, che ormai ma è sparito dai radar. Ma il problema sai qual è? Scusate, ma avete visto ieri Pettinari dove giocava? Sì. Ci ha messo in croce, quello ogni volta che partiva ci mette Pettinari, immagino un po', che noi a Pescara quando vedevamo cominciavamo a però l'ultima stagione è stata molto positiva, 12 gol a fine giro di andata, poi uno soltanto nel giro di ritorno. Insomma, non è che era ben visto, però è molto all'inizio. Quindi voglio dire, ma anche un attaccante tipo l'esterno destro, come si chiama? Tu parli di attaccanti centrali? No. Maniero, Borrelli e Brunori sono gli attaccanti. No, l'attaccante, io dico l'esterno. L'esterno vabbè. Destro? Vabbè, ma sta giocando. Chi ha fatto i gol ieri È un momento di impasse. Cioè, aiutiamo Guido. No, scusa. Ciofani.
No, no, attaccato, cioè, stiamo sbarellando. Ti ha fatto gol ma che è Mascine e quell'altro che come si chiama? Mascine e Galano. È Galano, Galano dicevo. Ah, ecco, Galano. Ma lo dici, magari avanzare Galano. Galano ma avanzare Galano, cioè è inutile tenerlo sulla fascia. È inutile tenerlo sulla fascia. Scusate. Però gioco 4-3-2-1. Sì, adesso sta facendo il 4-3-2-1. Bisognerebbe, ecco, no, lui dice, modifichiamo il sistema. Però ieri poi ci ha provato, secondo me, tardivamente. Molto tardivamente. Boci se si può dire, però. Ma scusa, è entrato un minuto dalla fine, ma perché praticamente al 91esimo è entrato il ragazzo? 89esimo. Ah no, 92esimo. Poi tra l'altro Bocic, abbiamo visto però che parliamo... questo è il mio sommesso punto di vista, per carità, però Bocic ha bisogno di campo davanti a sé, insomma, con un Trapani che copriva tutti gli spazi, non lo so, Bocic è sembrato... Però comunque, visto il 4-2-3-1 può essere un'alternativa, Pierpaolo prima dicevo di un piano, parlava di un piano B, ma certo, comunque, ma certo. 4-2-3-1, 4-2-4, ma come no? Scusate, utilizzati da Oddo. Scusa come un attimo Oddo, così finisco, perché sennò Solgalano faceva ricorso, ecco, per riallacciarti io, a io comunque io giocherei in questa maniera con questa squadra, io giocherei con un 3, sì, 4, sì, 1-2. Potrebbe perfetto, essere perfetto, sarebbe una l'uno e poi giocando l'uno, tu mi chi dici sarebbe poi chi l'uno gioca, e poi mi dici chi no, nella terra di nessuno chi metteresti? La terra di nessuno che Mancini. Mancini. No, come trequartista. Mancini dietro Galano è più una punta. Galano è un altro. No, potrebbe essere anche potrebbe perché essere. No. Ma poi potrebbe per esempio, ma gente esterna, perché quando parla, ma no, poi 5, però non gioca poi il problema è questo, che poi dobbiamo fare delle scelte, cioè Memuscia rischia di non giocare. Memuscia perché? Certo, mi fa la scelta, Memuscia, il Palmiero, Busellato, uno dei ma tre. Ma certo, ma bisogna prendere la responsabilità poi di vedere. Ma, no, è facile. Ma io non farei giocare il difensore esterno, come dice lui, diventa un 5-3. Ma io il 5, se in possesso di palla... Se metti Ciofani e Del Grosso è un 5-3-2. Ho capito, ma io Del Grosso non lo farei giocare. Mi segui? Cioè voglio dire, che poi in possesso di palla da squadra avversaria può diventare un 5. Può essere Greco l'esterno. È normalissimo, insomma. L'unico che può parlare è Guido Colangelo, perché è un ascoltiamo noi ascoltiamo. Problema, quindi... Però l'ha fatto il 3-4. Ma ci vogliono gli esterni, devono essere centrocampisti. Sai che adesso non ricordo più neanche i sistemi di gioco, ne ha fatti talmente tanti. 3-4-2. No, ha fatto col Frosinone, 3-4-1-2, ma senza attaccanti. Con la Cremonese anche a 3. Con la Cremonese 4, sì. 2-1. Sì. Sì, ma scusa, ma quei 4 poi i 4 chi sono? Minima, il 2, erano sicuramente Greco a sinistra. Sì, sì. Memusce e Castanos forse in mezzo. Beh, certo, comunque insomma. Ho capito, però bisogna poi devi fare una scelta, non avevi paliere. Uscì fuori un po' di gente importante, secondo. Cioè, vediamo un po' se ci puoi illuminare sull'argomento Paolo Toro, no, perché tu il sabato quando vai a giocare so che fai strategie, no, tattiche, no, le questioni tecniche chiaramente non ho competenze. Per me va bene anche questo famoso albero di Natale di adesso, solo con una punta che abbia una presenza più significativa in area di rigore. Ecco, potrebbe già andare bene così. Per quanto riguarda l'altra questione, il presidente, eccetera, infatti. Il presidente ha ancora, mi è sembrato che ha ancora fiducia sia nella squadra che in Zauri, forse un po' più nella squadra rispetto a Zauri, ma di poco. E io, hai avuto questa sensazione? Io ho avuto questa sensazione, anche perché ha tenuto a precisare, sì è vero, voi vedete il bicchiere, io vedo il bicchiere mezzo pieno, sto due punti sopra i play-out, però anche 3 punti sotto dai play-off, quindi voglio Presidente, e poi voglio dire, lui in effetti in questo progetto che tra l'altro... Ma, diciamo in maniera macroscopica dovrebbe tenere in equilibrio, massimizzare i risultati e creare valore nel movimento, no, della, quindi questo è il progetto di massima dal punto di vista economico, ma nei contenuti di questa squadra lui ci crede e crede anche nell'allenatore ed è convinto che l'allenatore abbia ovviamente dei margini di miglioramento sui quali però deve lavorare, perché l'ha detto, lui l'ha detto che poi ha fatto notare soprattutto che la squadra deve avere più cattiveria, eccetera, eccetera. Comunque la difesa a tre è stata schierata in 4 partite, Spezia, Ascoli, Cremonese e Frosinone. Se difesa a tre, poi ci sono state delle varianti. Per Paolo e poi andiamo al telefono. Se posso permettermi riguardo al... I risultati? Ad Ascoli si è vinto, poi insomma. Riguardo al rapporto presidente-allenatore.
Daniele Sebastiani è troppo furbo e troppo scaltro per non capire che dopo il modo in cui ha trattato Pirlon l'anno scorso, dialetticamente quest'anno non può andarci duro con le dichiarazioni. Infatti è sempre stato estremamente soft. Sì, infatti è vero. Ci auguriamo tutti che le cose vadano a posto. Ma se non dovessero andarlo, profilo secondo me basso, continuerà ad avere un profilo basso pubblicamente fino a quando lo esonererà. Perfetto, andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport, chiediamo scusa per l'attesa. C'era, una questione tattica da risolvere, prego. Buonasera, sono Sergio dal Circolo Operai di San Donato. Ah, carissimo Sergio, dopo tanto tempo. Buonasera, finalmente sono riuscito. La settimana scorsa sono stato un'ora al telefono. Lo so, purtroppo Pierpaolo parla molto, lui è verboso. Io dovevo intervenire dopo il telespettatore che aveva detto che si era addormentato. Io sono stato altre tre quarti d'ora ancora col telefono, vedo un po'. Comunque qua non si addormenta. Qui non si è addormentato nessuno, perché sanno bene che se uno si addormenta poi non beve, capite? Allora, ma anche con l'anestesia si addormentano. Senti, ma Massimo, volevo dire una cosa. Intanto buon Natale a tutti da parte qua degli amici del Circolo. Del Circolo, sì. Sì, anche da parte, per la prima volta ci tengono ad essere citati dai titolari del Circolo, la famiglia Dottore, la meravigliosa famiglia Dottore, il papà Renato, figlio Tommaso e tutti i componenti della famiglia. Che abbracciamo indistintamente. Tanti auguri, buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Poi auguri anche al mister Zauri, sì, l'allenatore, il nostro allenatore. Però insieme agli auguri vorremmo dargli un buon consiglio. Non sappiamo dove trascorrerà le vacanze, però noi gli diciamo di restare lì almeno fino a maggio, poi da maggio in poi può tornare a pestare quando vuole. No, dai. No, è così, guarda, io ridicolo, Massimo, io ti dico le stesse cose che ti ho detto poco più di un mese fa, ma perché deve essere sempre la società a mandare via un allenatore? Lui è una persona seria, è una persona onesta, si rende conto da solo che non ci sta capendo niente, no? Non deve aspettare che la società, se ne può andare tanto a pensare, oramai non lo vuole più nessuno a questo qua, no? Beh, vabbè, non è vero, perché, non è vero. Non è così. Massimo, lui si sente forte perché l'istante la società non può permettersi il lusso di pagare due allenatori, allora mi vengono qua, capito? Ma così non è bello neanche dignitoso per lui restare a queste cose. Vabbè, sei, capito? Estremamente critico, abbiamo capito. Sì, molto. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Sergio, brevemente? No, gli auguri ce lo siamo fatti, speriamo che le cose cambino, però siamo pessimisti. Perfetto, grazie Sergio, un abbraccio. Auguri a tutti, buonasera. Auguri, buon Natale al Circolo, 22:17 minuti, non so se c'è un'altra telefonata. Dobbiamo andare in pubblicità, avete ragione, pubblicità. Eccoci qui, allora 22:18, leggiamo qualche altro posto, abbiamo altri 12 minuti, 10 per la precisione di trasmissione, dobbiamo parlare del Livorno affidato a Paolo Tramezzani da un paio di settimane, ha perso la prima in casa col Benevento che dopo la sconfitta di Pescara del 26 ottobre ha infilato 7 successi e un pareggio, ha pareggiato a Castellammare di Stabia, tra l'altro un solo gol subito proprio a Castellammare in queste 8 partite, in totale sono 8 mi pare i gol subiti dal Benevento, di cui 4 a Pescara, dico bene Giovanni, tu che ricordi più o meno tutto come me, la stessa domanda non posso farla a Pierpaolo. Allora andiamo a leggere i post. Mirko Serraiocco, buonasera Massimo, a te e ai tuoi ospiti. Purtroppo sono stato profetico con Zauri, in tempi non sospetti avevo favorito un suo cambio, non è stato fatto e ora rischiamo di brutto. È vero che la classifica è corta, ma se comincia a tremare è facile con questa squadra trovarsi nei guai. Sono dell'avviso che parlare di retrocessione con questo organico è pazzesco, ci vuole una svolta. È stato, eccolo qua, ci vuole una svolta che secondo il nostro presidente non sarà fatta, quindi che Dio ce la mandi buona. Inoltre spero di non essere profetico anche per il mercato di gennaio, augurissimi a tutti voi. Ciao Mirko, ci segue ormai da anni Mirko Serraiocco. Leggiamo il post di Giovanni Mammarella, possibile che Zauri non si accorga di una squadra allo sbando, buonasera a tutti, buon Natale. Roberto Padovani, buonasera Massimo e gli ospiti di studio, vorrei dire alla società che per gennaio, perché non guardiamo la C, ci sono molti centravanti di categoria superiore che farebbero ancora bene in B, Castaldo però insomma classe 82, non è neanche giovanissimo, Casertana, Marilungo, Ternana classe 89 se non vado errato, Granoce classe 83, quindi insomma devo dire sono piuttosto giovani.
però sono stati ottimi attaccanti, lo sono tuttora. Maurizio Graziani, buonasera Massimo, scusate, ma a quale progetto si riferisce il presidente se ogni anno cambia squadra l'allenatore? Secondo me il gol era parabile, Castrati oltre a non abbozzare un tuffo piazza anche male la barriera, il tiro non era all'incrocio forse? Sì. Grazie e auguri a tutti. Sì, è vero, non era all'incrocio, con la palla si è abbassata all'improvviso, insomma era una bella parabola secondo me. Però si torna a discutere di questo gol subito da Castrati. Ci hai riflettuto ancora sul gol di Togurdò? No, non ci vogliamo tornare. Lasciamo perdere. Allora, parliamo del Livorno. Giovanni, cosa sappiamo in particolare di questa squadra? Cambio dell'allenatore, Paolo Tramezzani è stato vice di De Biasi, ex calciatore del Pescara, 77-78, se non vado errato, in Serie A, come allenatore praticamente dell'Albania, il vice era Paolo Tramezzani, che era un ottimo calciatore, era un fluidificante mancino, due partite, zero punti, però mi pare un Livorno vivo. Sicuramente almeno, da quello che ho letto, progressi sul piano del gioco. Sì. Non ho visto la partita di Crotone, ieri ne parlavamo, sono stati sicuramente penalizzati. Non so certo, se, adesso la facciamo vedere. Faremo anche vedere le immagini. Sì. Sorprendente perché Livorno comunque quest'estate aveva fatto un mercato discreto, soprattutto negli ultimi giorni. No? Sì. Poi alcuni giocatori hanno avuto delle enormi difficoltà e poi c'è la sorpresa Marras, no? Scaricato dal Pescara. Leggevo le statistiche di una settimana fa, credo, uno dei giocatori, il secondo giocatore più decisivo della Serie B. È un grande rimpianto? Con questi gol. Per alcuni sì, per quanto riguarda il contributo, la corsa, eccetera, eccetera, per altri, ho sentito il parere di tanti tifosi, no. Per Sebastiani sicuramente no, nel senso che non gli ha voluto rinnovare il contratto e quindi poi è stata fatta questa scelta. Avrebbe fatto, secondo me Zauri l'avrebbe tenuto. Assolutamente, perché no, ma si era già pronunciato su Marzio, lo ricordo, proprio prima della partenza del ritiro oppure durante il ritiro in qualche conferenza stampa. Avrebbe fatto ancora comodo Marras, Paolo? Secondo me, per l'apporto che è stato l'anno scorso, non sbaglio, non ha fatto neanche un gol, non ha fatto l'anno scorso. Penso che la scelta a fine anno del presidente della società sia stata fatta in base a quello che è il risultato finale dell'anno scorso. Io penso che ci sono dei buonissimi giocatori al posto suo, anche perché stanno giocando Galano, Macini, lì avanti, più avanzati. Quello che mi è stato detto prima, secondo me a questo punto però avrebbe dato una soluzione in più, secondo me, la sua presenza. Più, sì, però ci sono anche altri ragazzi, De Grazia, ci sono anche Brunori, sono altri ragazzi che adesso, avendo poco spazio, non penso che meno di zero gol potrebbero farlo anche altri, quindi penso che siano stati fatti vari conteggi. Guido? Ma no, io penso che abbia fatto bene a toglierlo, perché giustamente un giocatore deve stare tranquillo, la piazza deve amare la squadra, Marras non era uno stimato anche dal pubblico. Dici, ma cosa vuol dire questo? Questo è un punto che potrebbe essere a favore o non del giocatore e quindi del gruppo squadra, e quindi evidentemente toglierlo è stato un bene, perché io mi ricordo l'anno scorso Marras veniva fischiato, dice non segnerà mai un gol in vita sua. Ha fatto credo 6-7 assist, se non vado errato. Vabbè, sì, zero però, gol all'attivo, però io mi ricordo, molto prezioso sì, però, proprio per il gioco, no? Ho capito, però, perché comunque copriva tutta la fascia. Sì, però quello che si diceva in tribuna, alle curve, a tutte le parti, neanche a porta vuota riuscirà mai a segnare. Ricordiamo quindi, che tra l'altro quello dell'anno scorso è stato il primo anno di B, mi pare, per Marras, sì, se non vado errato, vero Giovanni? Sì, sì. Non possiamo averla controprova. Se no, quindi, per carità, un giocatore comunque estremamente utile, questo lo possiamo dire. Andiamo a vedere proprio gli highlights di Crotone-Livorno, partita finita 2-1, il Crotone è tornato a flirtare con il successo nelle precedenti quattro partite, pensate, tre sconfitte e un pareggio col Cittadella, dunque torna al successo la squadra di Giovanni Stroppa, tante le assenze da una parte e dall'altra, questi è proprio Paolo Tramezzani, tra l'altro il Crotone si porterà in, il Livorno si porterà in vantaggio, qui c'è però subito un contropiede dalla squadra di casa con un gol fallito, direi in modo piuttosto clamoroso, da Messias, che non riesce ancora a segnare. Questo è un talento clamoroso, secondo me. Adesso mi riprende Pierpaolo Marchetti, però è davvero un gran bel giocatore. Qui è bravo Agazzi, o meglio si addormenta Molina, c'è il recupero palla alto, soffia il pallone al suo dirimpettaio, poi c'è
l'assist per Marras che in diagonale col destro, il piede a lui meno congeniale, riesce ad infilare il portiere del Crotone, Cordaz. Eccolo qui il gol con la palla recuperata in pressione alta da Agazzi ai danni di Bonina. E questo è un bel gol, perché comunque il destro, insomma, non è che... Cordaz, vabbè, però sotto le gambe mi pare. Questo è il gol del pareggio al 23esimo del primo tempo, palesemente viziato da un fallo di mano di Simi. Esce malissimo il portiere del Livorno, Plizzari, scuola Milan classe 2000, colpisce il pallone con il braccio Simi e poi sul rimpallo c'è il gol di Cuomo. Questo è il gioiello di Crociata, grandissimo gol. Un gol fantastico, classe 98, mi pare scuola Milan. Davvero un gran bel gol, interno destro a giro, nulla da fare per Plizzari, che era un po' più avanti, diciamo, rispetto allo specchio della sua porta, però insomma il gol è stato molto bello. Ci prova Mazzeo a riequilibrare le sorti del match, Mazzeo che sta facendo pochino, tra l'altro i due attaccanti erano Mazzeo e Marras, con Rocca trequartista, 3-4-1-2, ancora un'opportunità per Marras, qui avrebbe potuto fare meglio, respinge con i piedi il portiere del Crotone Cordaz, poi c'è un tentativo nel secondo tempo di Simi che calcia malissimo, mastica questa conclusione che viene bloccata da Plizzari e poi Vido ci prova, è entrato in corso d'opera, la respinta di Plizzari e Mustacchio che conclude, ma c'è la successiva respinta di un difensore del Livorno. Finisce dunque 2-1 per il Crotone, però la squadra calabrese ha fatto fatica, insomma, almeno dalle immagini che abbiamo commentato. Questi erano gli highlights. Il Livorno dunque affronterà il Pescara giovedì con inizio alle 15, peggior attacco del campionato, Giovanni, Livorno. Tra l'altro non ha mai pareggiato in casa, 3 vittorie e 5 sconfitte. Il Pescara non ha mai pareggiato fuori, quindi sì, chissà, per la legge dei grandi numeri potrebbe anche... Sarebbe ora, dai, è importante fare il risultato, comunque, importante rialzare la testa perché è troppo tempo che manca. Livorno, squadra in difficoltà, però è vero, cioè, dall'arrivo di Tramezzani sembra una squadra un po' più quadrata, no? Più tosta, più difficile da affrontare. A me non è dispiaciuta la squadra come ha giocato a Crotone. 3-4-1-2 è anche un po' atipico. Che sì, Rocca... atipico, perché poi Rocca non è proprio... Non è assolutamente. Però diciamo che giocava in posizione più avanzata, andava a pressare alto il portatore di palla avversario che era Barberis. In quella circostanza c'era Molina. Quindi andrà su Palmiero? Presumo di sì, presumo di sì. Allora andiamo a... Magari ci venissero a passare altri. Comunque Livorno deve cercare di vincerla questa partita. Sì. Non credo che farà come il Trapani, tutti dietro. Secondo me oggi contro il Pescara la vinci più facilmente se ti chiudi e riparti. Sì, però, tu dici? Però insomma ha l'obbligo di tentare di fare la partita il Livorno. Certamente. Ma per vincerla. Puoi provare a vincerla in tanti modi, anche in base alle tue caratteristiche. Questo è poco ma sicuro. Vogliamo vedere qualche precedente? Eravamo presenti nel 2004, aprile 2004, Serie B, l'allenatore di Voiaconi, l'allenatore del Livorno era Walter Mazzari, ex calciatore del Pescara nella stagione 81-82. Quel Pescara subì una cinquina clamorosa, però il Livorno era nettamente più forte. Il Livorno nelle cui fila militava Chiellini, un giovanissimo Chiellini. Qui un rigore generosissimo, l'arbitro Nucini di Bergamo, per un presunto fallo di Cara sull'attaccante Lucarelli, probabilmente, che poi si incarica del tiro dagli 11 metri. 1-0 per il Livorno. Questo finisce qui il primo tempo. Nella ripresa, svarione di Caccavale, ricordate Caccavale ex Giulianova, Ruotolo che supera prima Colonnello, poi salta anche Bellè, l'invito perfetto per Protti che incrocia di controbalzo sul palo lungo, quindi 2-0, poi qui c'è un rigore che sembra netto, no? Sì. Non vi sembra netto? Beh, insomma, lo sgambetto di Bellè c'è, e c'è il tris di, sempre di Lucarelli. Qui ci prova Calaiò sul 3-0, è bravo il portiere del Livorno, poi in contropiede, probabilmente c'era un fallo qui, in contropiede c'è il gol di Protti, autore di una doppietta. E la cinquina invece verrà firmata da Tomas Danilevičius, attaccante lituano, 5-0, e poi sulla finire del match il 5-1 di Gorgone, che è secondo di Stellone, se non vado errato. Negli ultimi anni era un centrocampista del Pescara di quella stagione. Andiamo con le immagini al 2010-2011, perché la curiosità è questa. L'allenatore di quel Livorno era Beppi Pillon, guardate. 2010-2011, era dicembre 2010, allenatore del Pescara Eusebio Di Francesco, finirà 1-1 questa partita,
il Livorno subito pericoloso con Pagano, bravissimo Pinna nella circostanza, Pescara che sblocca la situazione, calcio di punizione, la barriera di via, il calcio di punizione battuto da Mengoni, primo gol con la maglia del Pescara, dunque spiazzato il portiere del Livorno, il vantaggio dei biancazzurri, ma ci sarà il pareggio della squadra toscana firmato da Schiattarella, ispirato magistralmente direi da Andrea Luci che continua a giocare nel Livorno, colpo di testa ma grande assist di Luci, altro ex della prossima partita. Ci saranno tre ex, Luci, Viviani e Marras. E Marras. E quindi tre ex. Viviani tra l'altro sta giocando poco in Viviani in panchina, sì, l'ultimo sì, in panchina. Sì. Qui su tutte le furie è proprio Pillon che si fa espellere per un presunto fallo da rigore impunito di Sembroni, difensore centrale dell'epoca, ai danni di Tavano. E si fece espellere al termine di quella partita. Andiamo a guardare anche un successo, a rivedere il successo, il secondo successo nei precedenti tra Livorno e Pescara, perché il primo nell'82-83 era l'anno di Serie C, doppietta di Mazzeo e gol di Giancarlo Tacchi, 1-3 il verdetto finale. Questo invece è il Pescara di Baroni che vince 2-1 il 28 dicembre 2014, passa in vantaggio il Livorno, guardate qui, Pesoli non la prende e Galabinov fa centro su punizione di Emerson che continua a giocare con ottimi risultati nel Potenza. Qui c'è uno svarione clamoroso di Vantaggiato che praticamente regala l'assist di testa a Maniero che colpisce anche male, tra l'altro non colpisce bene il pallone e qui nella ripresa invece il rigore che si procura Melchiorri, il fallo di Moscati che gioca nel Trapani e il raddoppio sempre dal dischetto di Pippo Riccardo Maniero che arrivò a quota 12 e poi salutò e poi andò via sì. E quindi finì la storia di Maniero nel Pescara, andò a Catania. Perché Catania. Sorridi? No, perché io non vedo l'ora che passi il mercato di ho capito. Va bene, ci dobbiamo, mi fa paura proprio, ci dobbiamo salutare. Domanda sul notaresco. Allora, sul mercato, bocche cucite. Sempre. Però, insomma, ormai è fatta. Per cosa? Per la vittoria del campionato. Degli scongiuri. No, guarda che Paolo che fa. No. Vabbè, però state facendo qualcosa di... C'è clamoroso. L'inquadratura totale, non posso... Non puoi. No, no, non puoi cosa? No, non puoi dire nulla, nel senso... No, ma non lo qualche dirò mai. Qualche gesto scaramantico. Però ormai posso... avete preso una tale consapevolezza. Una tale consapevolezza, ci può stare una battuta d'arresto, poi è meglio che adesso si fermi il campionato perché ricaricate le batterie, le pile, come si suol dire in gergo, avete vinto a Recanati, avete vinto a Matelica, avete vinto a Campobasso, queste tre squadre che sono tra le più accreditate, almeno così era sulla carta alla vigilia del torneo, le dovrete affrontare in casa. Quindi, adesso inizia un altro campionato, quindi vediamo, noi ce la giochiamo fino alla fine, poi... Vediamo che succede. Frasi fatte, come sempre. Ormai ha imparato il mestiere. No, ci sta, fatte. Campionati finché non l'hai vinto matematicamente. Grazie. Questa è una cosa su cui io e lui discutiamo. Allora, questi sono ragazzi giovani e entusiasti. E invece chi ha una certa età, che ne ha viste tante, le partite... per esempio, se posso dire una cosa poco natalizia, sì. Cioè, il gesto di Lukaku... Sì. Che fa battere il rigore a Esposito. Bello. No, bello per niente. No. Cioè, a 20 minuti dalla fine 2-0 può succedere ancora tutto. Ah, cioè, è vero, tu batti il rigore. Ti stai giocando lo scudetto. Però è stato un bel gesto. Ma è bello sul 4-0 all'89esimo, sì. Ma cioè, sbagli il rigore e loro fanno gol. Un quarto d'ora dalla fine 2-1 si rimette tutto in gioco. Mm-hmm. Assolutamente. Cioè, ma lui lo sapeva, Natale, tutto che segnava, evidentemente lo so che è bravo il ragazzo, era convinto. Hai ragione, non è stato molto pratico. È stato una cosa, cioè, ha dato l'impressione che di uno che considera la partita finita e a 20 minuti dalla fine la partita non è finita mai. Perfetto. Noi lo sappiamo benissimo, è venuto la fine della partita finita, 3-1, 5-3. 3-1 contro il Basso Girardi che ricordati Verona-Torino domenica scorsa, 0-3. A 20 minuti alla fine e finire 3-3. Non possiamo che essere d'accordo con te, anche perché dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarci. Grazie a Pierpaolo Marchetti, Giovanni Totodonati, in bocca al lupo e complimenti a Paolo D'Ercole, DS del Notaresco, notaresco trascinato dai vecchietti, si fa per dire l'immarcescibile Marco Sansovini, classe 80, ne compirà 40 anni a giugno, già 9 gol, grandi prestazioni, poi c'è anche Salvatori, classe 85, Pomante, classe 83, 3 gol in questo campionato. Grazie a Guido Colangelo, a Paolo Toro, un ringraziamento.
ringraziamento particolare a Danilo Cinquino in regia, al nostro Andrea Berardinelli alla telecamera. Grazie ancora e buona serata. E buon Natale. Hai ragione.